Allora, nuovamente buongiorno a tutti, benvenuti a questa ultima lezione di programmazione ad oggetti. Ho visto che ci sono un po' di commenti relativi alle simulazioni d'esame. Vi rispondo puntualmente su un paio delle ultime osservazioni, poi sulle altre faccio le opportune verifiche e vi faccio sapere. Allora, ho visto che qualcuno ha avuto dei problemi con il caps lock e un certo ritardo e strani messaggi. Lo faccio presente ai tecnici, almeno per i messaggi. Per il ritardo, credo che sia un qualcosa che dipende dalla connessione e dal carico di lavoro, quindi è più difficile andare a risolverlo, però cerchiamo di verificare tutto e che funzioni tutto correttamente. Un altro problema che è stato segnalato è che qualcuno aveva già fatto un import, beh, sostanzialmente perché le macchine sono esattamente le stesse e quindi è possibile che non sia stato cancellato quanto era stato fatto prima. Quindi le virtual machine vengono riutilizzate. In sede d'esame abbiamo chiesto che vengano ripulite in modo che non ci sia nulla di quello che c'era già prima. In ogni caso non riuscireste a copiare perché se siete di due turni diversi, in ogni caso gli esami sono diversi, però avere un workspace che è già stato utilizzato da qualcun altro può dare fastidio, possiamo trovare delle cose che non sono le nostre e quindi è meglio effettivamente avere tutto libero. Un altro aspetto, il fatto che siete dovuti uscire e rientrare dalla virtual machine, allora è un problema perché sostanzialmente vi fa perdere tempo. Ma non è un qualcosa che vi penalizza se non per il tempo, e quindi nel caso fatecelo presente, non vi penalizza in termini di esame, nel senso che se voi uscite e rientrate dalla virtual machine più volte, non cambia nulla. Quello che conta è poi il fatto che voi alla fine, o meglio ancora, durante l'esame facciate diversi commit e quindi soprattutto facciate un commit prima della scadenza finale dell'esame. Che voi entrate e riuscite dalla virtual machine non dovrebbe influenzare minimamente, almeno non dal nostro punto di vista, l'esito dell'esame, tranne, come dicevo, una vostra perdita di tempo. Se ci sono problematiche o altre cose durante l'esame, ovviamente fatecelo sapere in modo che noi possiamo tenerne conto. Ovviamente, mentre provate e riprovate a fare delle simulazioni d'esame, continuate ovviamente a farmi sapere se ci sono problemi, quali problemi incontrate, perché ovviamente noi sempre per problemi tecnici cerchiamo di segnalarli ai tecnici e quindi speriamo che vengano risolti soprattutto in vista dell'esame effettivamente. Domande sul resto? Allora, come faccio a caricare i temi d'esame sul repository personale? Allora, dovete ovviamente utilizzare il vostro repository personale con l'account e quindi utilizzare quello per andare a inserire ovviamente da casa, quindi col vostro PC senza nessun lockdown browser o altro, utilizzare il vostro repository. Quindi adesso lo vediamo un attimo in Eclipse come potete farlo. Dovete scegliere il repository giusto, quello vostro delle esercitazioni.
Allora, obiettivo di oggi, oltre a rispondere a varie domande che vi possono venire in mente, sì, allora, domanda, è possibile accedere al repository personale durante l'esame? Sì, ovviamente è un repository diverso, per cui dovete fare un import andando a specificare un'altra URL del repository e poi fare l'import. Quindi il repository personale su cui al momento vi vengono caricati gli esercizi di laboratorio, su cui fate i commit di esercizi di laboratorio, su cui ovviamente potete fare i commit di tutti gli altri vostri esercizi, saranno accessibili durante l'esame. Ok? Tenete presente che tutti quei repository, allora, per le prossime 2 settimane saranno accessibili in lettura e in scrittura, dalla data dell'esame saranno bloccati, quindi non saranno più scrivibili, però ovviamente potrete fare un checkout, quindi fare un import dal repository con tutto il codice che avete messo sopra precedentemente. Quindi l'accesso è sicuramente, ovviamente anche, avete accesso a tutti i repository che ci sono sul sito opipoli.it e quindi avete accesso ai vostri esercizi, eventualmente ai progetti in più che avete fatto e che avete messo sul vostro repository e anche agli esercizi, quindi quelli che vi pubblico solitamente, quelli su cui, che vediamo durante la lezione, che vi carico sul solito repository. Quindi tutto quello sarà a disposizione. Sì, durante l'esame. Se avete fatto la simulazione, vedete che nel file PDF in cui sostanzialmente sono riportate le istruzioni, ci sono anche i link a una serie di repository che avete a disposizione. E sono quelli che ci sono nella simulazione e ci saranno poi anche nell'esame. La situazione è sostanzialmente identica. L'idea è che non è che dovete ricordarvi a memoria tutto, se potete ricopiare del vostro codice va benissimo, nel senso che lo riutilizzate. L'unica cosa fondamentale durante l'esame è che lo facciate in autonomia, però come tutti gli esami. Non vedo altre domande per il momento, nel caso comunque lasceremo poi un po' di tempo verso la fine della lezione se vi viene in mente qualche altra domanda, quindi ci ritorniamo. Quello che vorrei fare oggi è sostanzialmente provare a vedere con voi un tema d'esame. È un tema d'esame relativamente vecchio, a questo punto. Lo apro un attimo con. Allora, quando avete un file HTML e se fate l'operazione Open With, lo potete aprire come web browser e quindi è quello che vedete in questo caso, come text editor e quindi vedete il testo HTML direttamente, cosa che tutto sommato vi può interessare relativamente poco, oppure con System Editor. E quindi System Editor sostanzialmente vi apre una finestra, aspettate che ve la sposto di qua, del vostro browser, quello predefinito all'interno del sistema, in cui avete la pagina HTML. Lo apro di qua così riesco a ingrandirlo e quindi lo riusciamo a vedere meglio tutti. Allora, Orario Training è un tema d'esame che era presente nell'elenco di temi d'esame vecchi, è relativamente vecchiotto perché è del 2004. Io l'ho un po' modificato e quindi ho introdotto
i contenitori generici, ho modificato qualche piccolo requisito in modo da renderlo un po' più simile a quelli che sono i temi d'esame odierni. Allora, raccomandazioni o modo di lavorare durante il tema d'esame, durante la sessione d'esame. Leggere il testo, ok? L'abbiamo imparato dalle elementari, leggere bene attentamente la consegna, non dimenticatevi nulla. I requisiti sono come al solito organizzati per punti, quindi fatti e pensati in maniera incrementale, quindi ogni requisito sostanzialmente prevede e utilizza caratteristiche che sono state definite nei requisiti precedenti, quindi andate in ordine. Okay? In un caso reale i requisiti ve li dovete ricavare voi parlando col cliente o andando ad analizzare il design e andare a ordinarli. In questo caso il lavoro lo facciamo già noi, nel senso che definiamo i requisiti e li mettiamo in un ordine che possa essere significativo, in modo che possiate lavorare in maniera iterativa, quindi ogni iterazione è a sé stante e ogni iterazione si basa su quelle eventualmente precedenti. Come modalità di lavoro, quello che vi raccomando è ogni volta che voi terminate un requisito, quindi sostanzialmente implementate i metodi che sono descritti, effettuate un commit. Il commit è necessario perché in questo modo sul repository c'è qualcosa che è stabile. Okay? Il repository è indipendente da tutto il resto, quindi salvi o incendi o blackout al Politecnico, quei dati sono lì disponibili. E quindi, se avete qualche contrattempo o non riuscite a finire, in ogni caso quello che avete fatto fino a un certo punto è lì, è disponibile, quindi noi siamo in grado di valutarlo. Proviamo a leggere assieme il testo. L'obiettivo è quello di sviluppare un'applicazione che permette di gestire l'orario di treni e monitorare i passaggi alle stazioni. Ok, ingrandisco ancora un po', così forse riusciamo a leggerlo meglio. Allora, primo requisito. C'è una classe principale orari, in realtà questo avviene praticamente sempre, tutte le volte che noi andiamo a costruire un insieme di classi per risolvere un particolare problema o descrivere un insieme di dati, c'è tendenzialmente una classe principale. La prima fase dell'uso di questo sistema consiste nel definire i percorsi dei treni. Quindi un percorso accetta come parametro un codice e la categoria del percorso. La categoria può essere una di quelle che abbiamo elencato. La classe percorso offre i metodi get codice e get categoria per leggere ovviamente i valori di quegli attributi, e i percorsi possono essere ordinari oppure straordinari. Per definire il tipo si utilizza il metodo set straordinario che riceve un parametro boolean e c'è ovviamente il corrispondente metodo getter che è is straordinario che restituisce il risultato. Il default è che un treno è ordinario. Possiamo avere l'elenco di tutti i percorsi tramite il metodo getPercorsi che restituisce una collezione di oggetti percorso. Inoltre è possibile utilizzare getPercorso che riceve come parametro il codice di un percorso e restituisce l'oggetto corrispondente. Secondo requisito, ad un percorso è possibile aggiungere delle fermate presso le stazioni. Il progetto
si chiama Exam 2004-02-15. Okay, lo trovate, vi ho messo il link sul repository, è quello solito su cui metto gli esempi fatti in aula. Quindi la classe percorso ha questo metodo aggiungi fermata che riceve come parametro, scusatemi, che riceve come parametro il nome della stazione e l'orario in ore e minuti. Questo metodo restituisce un oggetto fermata che è stato creato. La classe fermata offre i metodi getStazione, getOra e getMinuti che restituiscono ovviamente quelle informazioni. C'è un metodo getFermate della classe percorso che restituisce la lista degli oggetti fermata ordinati in base all'orario. Treni. I treni seguono i percorsi stabiliti e fanno dei passaggi presso le stazioni a certi orari. Quindi la classe orari definisce il metodo nuovo treno che riceve come parametro il codice del percorso e la data in cui viaggia e restituisce un oggetto treno corrispondente. Se il percorso non corrisponde a un percorso predefinito, viene generata un'eccezione di percorso non valido. La classe treno offre i metodi getPercorso, getGiorno, getMese e getAnno per restituire queste informazioni. Dato un percorso è possibile ottenere l'elenco dei treni che l'hanno percorso tramite il metodo getTreni, sempre della classe percorso. Okay? Questo metodo restituisce la lista dei treni ordinata per data di viaggio decrescente. Okay? Quindi dalla più recente. Passaggi, allora i treni effettuano dei passaggi presso le stazioni del percorso in certi orari. La classe treno offre il metodo registra passaggio che riceve come parametri il nome della stazione, l'ora e i minuti del passaggio e restituisce un oggetto passaggio. Se il nome della stazione non corrisponde a una delle fermate del percorso, viene generata l'eccezione stazione non valida. La classe passaggio offre i metodi getStazione, getOra, getMinuti per ottenere le informazioni relative al passaggio e inoltre offre il metodo ritardo che restituisce il ritardo rispetto all'orario previsto. Quindi se c'è un ora e minuti del passaggio, ci saranno ore e minuti della fermata e quindi la differenza è espressa in minuti, quella che corrisponde al ritardo. Infine, statistiche, dato un treno possiamo sapere se è arrivato, è arrivato se ha effettuato un passaggio presso l'ultima fermata del percorso che sta seguendo. Abbiamo i metodi ritardo massimo e ritardo finale che ci dicono le informazioni su il ritardo nell'ultima stazione, quella di arrivo, e il massimo tra i ritardi in tutte le stazioni durante il percorso. Posso avere delle statistiche anche a livello di percorso, quindi abbiamo ritardo medio e ritardo massimo, che restituiscono rispettivamente la media e il massimo, tra i ritardi finali dei treni che hanno seguito il percorso. C'è poi il metodo classifica ritardi, della classe orari che restituisce, una lista e distingue della forma codice percorso, ritardo, dove il codice percorso è il codice di un percorso e il ritardo è il ritardo medio dei treni che hanno seguito tale percorso. Le stringhe sono ordinate per ritardo decrescente. Ok? A questo punto ci siamo fatti un'idea generale di come è la struttura del nostro codice del nostro programma, possiamo iniziare a concentrarci sui primi. Se volete, per chiarirci le idee, quello che possiamo andare a fare è andare a disegnare quello che è un diagramma delle classi. Abbiamo una classe orari, scusatemi,
Abbiamo una classe percorso, abbiamo una classe treno, un percorso è legato alla classe fermata, mentre invece il treno è legato a una classe passaggio. Quindi un percorso include un certo numero di fermate, molte eventualmente. Una fermata ovviamente è riferita a un unico percorso. La classe orari può contenere diversi percorsi e un percorso ovviamente appartiene a un'unica classe. Stessa situazione per gli orari, di qua, per i treni, scusate, di qua abbiamo potenzialmente molti treni, gli orari, la classe orari traccia un treno ovviamente è tracciato non orario, e un treno effettua molti passaggi e un passaggio è effettuato da un treno. Ovviamente il passaggio è legato a una fermata e il treno segue un certo percorso. Ovviamente un treno segue esattamente un percorso. Mettere il numero qua sotto così è meno ambiguo, e ovviamente un percorso può essere seguito da molti treni. Il passaggio viene effettuato presso una fermata, quindi la fermata deve essere esattamente una, quindi il passaggio, e una fermata di un percorso effettivamente potrebbe essere oggetto di molti passaggi. Ok, quindi questa è un po' la struttura generale di quello che è il nostro programma. Tenete presente che quello che potete trovare come definizione di requisiti in un tema d'esame può essere qualcosa come questo. Potete abbozzare qualcosa su carta, sì. Vi chiederei, nel caso in cui scriviate qualcosa sulla carta, una volta che avete finito di fare lo schema, di mostrarlo alla telecamera per un paio di secondi. Ok, così nel caso ci fossero dubbi o segnalazioni, rivedendo quello che è avvenuto, noi possiamo tranquillamente vedere che avete fatto un diagramma UML. In generale, il monitor, presume che voi siate davanti allo schermo e guardiate lo schermo. È ovvio che se abbassate lo sguardo sui tasti, eccetera, questo non è un problema, come se vi girate un attimo a scarabocchiare qualcosa su carta. È ovvio che se passate un sacco di tempo così, è possibile che ci sia un warning, ok? Ovviamente siamo tolleranti, se lo mostrate un attimo direi che evitiamo qualunque ambiguità e non ci sono problemi. Quindi quello che potete trovare in un tema d'esame è
un caso come questo, in cui sono descritte praticamente tutte le classi che dovete andare a implementare. Okay? Magari c'è qualche piccola sottoclasse che non è menzionata, ma però è abbastanza ovvia. Per cui vi viene descritto tutto il modello degli oggetti che potete gestire. Altra possibilità è il caso in cui invece di avere il metodo di scusate, torno un attimo qua nel testo. Il metodo crea percorso che restituisce l'oggetto percorso, potreste avere semplicemente la classe orari che ha un metodo crea percorso che restituisce un codice. E poi per andare a impostare il treno, passate il codice, oppure per andare ad aggiungere la fermata, interagite direttamente con gli orari senza vedere questi altri oggetti. Okay? Per cui potete avere una classe facciata con cui interagite, oppure un modello completo con tutte le classi che descrivono gli elementi del dominio. Se avete soltanto una facciata, quello che viene descritto è, fatemi tirare una riga qui, okay? È quello che sta sopra questa riga. E quindi siete voi che dovete andare a definire come impostare queste classi. Okay? È ovvio che i concetti comunque sono riportati, per cui se si parla di percorso, si parla di fermata, di treno e di passaggio, è ovvio che quelli sono ragionevolmente dei concetti da fare. Okay? In questo caso è tutto un po' più semplificato, per cui vi vengono dati tutte le classi necessarie. Torniamo al nostro codice. Allora, parliamo della classe orari e andiamo a vedere come è fatta la classe orari. Riduco un po'. La classe orari è un metodo crea percorso. Ok? Per cui il percorso avrà un codice e una categoria. Quindi quello che possiamo fare è percorso P uguale new percorso codice virgola categoria e poi return P. Ovviamente il percorso è una classe vuota che non ha questo costruttore, quindi quello che possiamo fare è andare ad aggiungere. Nel caso che vi dicevo prima, in cui fosse definita soltanto la classe di facciata e non le classi interne, la classe percorso non ci sarebbe neanche, quindi dovreste direttamente crearla. Quindi, scusatemi. Faccio creare un costruttore con questi due parametri. Ho un private string codice, un private string categoria, e poi se ricordate si parlava anche di un valore booleano che mi dice se è straordinario. E quindi this.codice uguale codice, this.categoria uguale a categoria. This.straordinario uguale a false, perché se ricordate c'era scritto che per default è falso. Lo mettiamo pubblico o privato? Beh, ovviamente costruttore privato non ha molto senso. L'alternativa è metterlo con visibilità di package. Quindi, visto che è creato dalla classe orari, e ragionevolmente non vogliamo che qualcuno dall'esterno crei degli oggetti tipo percorso, quello che possiamo fare è ovviamente metterlo con visibilità di package. Attenzione, questa è una scelta, diciamo, di pulizia della struttura del programma, è un dettaglio che tendenzialmente noi non andiamo a vedere, durante la correzione. Okay? A meno che ci sia una qualche ambiguità su che quello che avete fatto, allora andiamo a vedere questi dettagli, ma normalmente
non li guardiamo. Quindi se lo mettete a pubblico va bene, sappiate che nella vita reale è meglio metterlo in questo modo, quindi protetto, scusate, protetto, con visibilità di package. Get codice, return codice, get categoria, categoria e il false semplicemente straordinario. Okay. Tornando ai nostri requisiti, abbiamo sostanzialmente, ve lo faccio vedere di qua che è più grande. Ok. Abbiamo fatto il metodo percorso che restituisce un oggetto percorso. Domanda. Quella frase, la categoria di un treno può essere Intercity, Eurostar, Interregionale o Regionale. Come la interpretiamo? Potremmo andare a mettere un potrebbe essere un enum. Attenzione però, la domanda è se invece io passo un valore che non corrisponde a uno di quelli, cosa succede? In un contesto reale dovrebbe essere segnalato un qualche errore. Qui il metodo crea percorso non genera nessuna eccezione e quindi non è necessario fare alcun controllo. Okay? I controlli si fanno per l'esame soltanto quando sono richiesti. È ovvio che il contesto reale in cui andate a scrivere del codice che verrà utilizzato da qualcuno, ecco, in quel caso i controlli è bene metterli, ok? Tutti quelli che vi vengono in mente. Perché vi crea una sicurezza che garantisce che il vostro programma funzioni correttamente. Ovviamente possiamo fare un enum, possiamo avere un elenco di stringhe con i valori corretti. Ci sono un po' di alternative, ok? Visto che non dobbiamo fare nessun controllo, qui, o in realtà qui, quando andiamo a definire la categoria, controlli o codifica della categoria. La risposta è no. Niente. Perché sostanzialmente non ci serve. Non ci serve per i requisiti che ci sono stati dati. Ok? È un principio che nel contesto di chi fa sviluppo con metodologie agili si chiama Yagni, ovvero non ne hai bisogno. Okay? Non ne hai bisogno perché non è richiesto esplicitamente e quindi minimizziamo il lavoro. Se però dovessimo fare dei controlli, giustamente potremmo usare un enum, potremmo utilizzare qualche altra categoria. Attenzione, che però l'enum, visto che ci viene passato come una stringa, è un po' più delicato da gestire perché io devo avere una corrispondenza tra la categoria e un valore di enum. Quindi va bene, ma attenzione perché l'input è una stringa, quindi probabilmente è quasi più semplice gestirlo come una stringa. In questo caso non è richiesta nessuna gestione, nessun controllo, quindi tutto questo lo lasciamo da parte.
Get codice categoria l'abbiamo fatto, set straordinario non l'abbiamo ancora fatto, e is straordinario sì. Quindi andiamo a fare set straordinario che è qua sotto, e quindi andiamo a mettere straordinario uguale new. Okay. Quindi fatto, get percorsi. Get percorsi restituisce una collezione di oggetti percorso. Quindi all'interno del nostro array, per ottenere get percorsi deve avere una qualche collezione. Quindi qui posso andare a mettere non public ma private collection di percorso percorsi uguale new, e qui possiamo scegliere quello che preferiamo, non abbiamo particolari esigenze, per cui diciamo array list ad esempio. Okay. Rispetto a quello che abbiamo letto finora non c'è nessuna differenza tra usare un array list, una linked list, un set se volete, perché in realtà non è che ci possono essere più percorsi con lo stesso nome. Quindi una volta che ho creato un percorso andrò a fare percorsi.add. Return percorsi. Domanda in chat, ma una map non andrebbe bene dato che abbiamo il codice? Sì, io sto andando avanti passo per passo, ok? Se io mi fermo qua a questa frase get percorsi, non mi serve una mappa, ok? Una mappa è più complicata del necessario, quindi uso una collezione. Appena vado a leggere questa frase successiva, è possibile utilizzare il metodo getPercorso per richiedere che riceve come parametro il codice di un percorso e restituisce l'oggetto corrispondente. Ecco, a questo punto qui è evidente che quello che ho fatto prima non è l'ideale, nel senso che se volessi utilizzare questa struttura dovrei andare a fare una scansione, quindi a scrivermi un sacco di codice. Per cui invece di quello è molto meglio andare a mettere un private mappa che fa corrispondere la stringa con il codice a un percorso, gli do un altro nome così restano tutte, ma poi in realtà una ne usiamo. Mappa percorsi uguale new hash map e quindi vado a importare sia hash map che map. A questo punto invece di fare percorsi.add faccio no, mappa percorsi, scusate, punto put, vado a mettere la chiave che è il codice e il valore che è l'oggetto P percorso. A questo punto, invece di fare return percorsi, faccio un return di mappa percorsi.
questo punto, se io mi fermo qua, vado a leggere l'errore che mi viene dato dal compilatore, mi dice type is match cannot convert from map to collection. Vi faccio notare che qui c'è add cast to collection di percorso. Se io scelgo questa opzione, il codice è sintatticamente corretto. Però questo è un errore. Diciamo grave, nel senso che non abbiamo capito un tubo di come funzionano le collezioni. Perché ovviamente se ho una mappa non la posso convertire in una collezione. Okay? Una mappa è un contenitore di coppie, chiave, valore, quindi non esiste la collezione. Giustamente, in questo caso dobbiamo fare return mappa percorsi punto values. Questo ci dà la collezione dei valori. Ricordate che qui le chiavi sono i codici e i valori sono i percorsi. Ok? Quindi noi vogliamo esattamente una collezione di percorsi, quindi values è l'ideale. Allora, domanda prima, quando io creo una collezione non mi lascia fare tutte le operazioni su ArrayList. Dipende quali operazioni su ArrayList vuoi fare, perché add è definita in collection. Se vuoi fare delle operazioni particolari che sono definite soltanto nella classe ArrayList e non nell'interfaccia collection, quello che puoi fare è non mettere qua collection, ma andare a mettere la classe effettiva. Okay? Non è un qualcosa che viene fatto molto spesso, però se ti interessano esattamente dei metodi definiti nella classe ArrayList e non nelle interfacce collection oppure list, da cui sostanzialmente deriva ArrayList, allora devi cambiare quel tipo lì. Okay? Non conviene andare a mettere un cast ogni volta. Quindi, rispetto alla nostra soluzione ideale, iniziale, scusate, siamo passati ad avere una soluzione con una mappa. Allora, questa evoluzione io ve l'ho fatta vedere all'interno di un unico requisito, però è possibile che voi iniziate magari nel requisito 1 a utilizzare una struttura dati, vi ritroviate nel requisito 3 a scoprire che in realtà l'ideale era un'altra struttura dati. Va bene. È positivo che vi siete accorti che avete utilizzato la struttura sbagliata, quindi cambiate. Ok? L'importante è capire esattamente cosa siete facendo e capire qual è la struttura dati ideale per essere utilizzata. Domanda, quando assegniamo un ArrayList a un collection è una forma di polimorfismo? Sì, perché in realtà l'oggetto di tipo ArrayList viene visto come se fosse di tipo collection. Okay. Il cast che viene fatto implicitamente, l'upcast, è sostanzialmente uno degli aspetti che sono legati al polimorfismo, ovvero il fatto di poter vedere lo stesso oggetto come diversi, sotto diverse prospettive, attraverso diverse classi, o interfacce, quindi tipi di riferimenti. A questo punto credo che abbiamo. Ah no, scusate, stavamo dicendo, facendo tutta questa modifica da collezione a mappa,
proprio perché ci interessava andare a implementare il metodo get percorso. In questo caso facciamo un return di mappa percorsi.get codice. Cosa succede se il codice non c'è? Nulla. Ok? Il metodo getPercorso, quando è descritto, non ci dice nulla sulla presenza o meno dell'oggetto che stiamo andando a cercare, ovvero del codice che corrisponde a un codice già predefinito. Quindi qui non facciamo nulla. In un caso reale, qua potremmo andare ad aggiungere una eccezione. Se l'eccezione non c'è nel codice che vi viene dato, non aggiungetela, perché se aggiungete un'eccezione lì, i test non riescono più a eseguire il codice e quindi vi falliscono i test semplicemente perché avete aggiunto un'eccezione. Okay? Esattamente come se andate a cambiare il tipo di un parametro, se andate a cambiare o la visibilità o il tipo di ritorno di un metodo. Quindi, esattamente, vi preoccupate esclusivamente dei controlli richiesti esplicitamente nei requisiti. Okay? Tutti gli altri controlli non sono richiesti. Attenzione, è possibile che ci siano dei controlli che non sono detti esplicitamente, però derivano da magari un altro requisito. Okay? Quindi attenzione che i requisiti devono essere visti nella loro complessità, però se il metodo getPercorso non vi dice di fare un controllo, non lo fate. In questo caso sfruttiamo il fatto che il metodo get su una mappa restituisce null nel caso in cui il codice non sia presente. Se dovessimo fare un controllo, avremmo dovuto mettere un qualcosa del tipo, scusate, mappa percorsi punto contain key, anzi un bel not codice, allora qui mettiamo tutto quello che dobbiamo fare in caso di codice non presente. Ok? Che visti i requisiti è nulla. Tenete presente che ci sono un sacco di controlli che è naturale fare, però se doveste fare, doveste scrivere tutti i controlli che ragionevolmente scrivereste in un contesto reale, il tempo non vi basterebbe, quindi noi andiamo a mettervi soltanto alcuni controlli, okay? Andiamo a mettere esplicitamente alcuni controlli, gli altri li tralasciate e assumete che tutto sia corretto. Okay? Esattamente come il metodo crea percorso, se la categoria non è una di quelle richieste, cosa faccio? Niente. Okay? E, ometto il controllo e assumo che vada tutto bene. Ripeto. Questo vale per l'esame, se programmate nel mondo là fuori, invece i controlli è meglio che li mettiate. Quindi abbiamo messo l'ultimo metodo del requisito relativo ai percorsi, il getPercorso. A questo punto abbiamo fatto il nostro passo, quello che potremmo andare a fare è team commit, qui vedete che mi dà i due file che ho modificato, orario e percorso, ok? Completato requisito R1 e poi ok. Non lo faccio perché altrimenti vado a sovrascrivervi il vostro progetto di partenza, ok? Però nel vostro progetto a voi non interessa nulla del progetto di partenza, nel senso che dovete andare avanti e quindi
Il mio consiglio è fate questo tipo di verifiche. Okay? Un'altra cosa che potete fare prima di fare il commit è provare ad eseguire il codice di esempio. Purtroppo in questo progetto mi sono dimenticato di mettervelo, però nel progetto dell'esame ci sarà e quindi potete eseguire il test di esempio per verificare che eventuali errori o fallimenti non riguardino il primo requisito. Una volta che quindi avete questo minimo di certezza vostra, potete fare il commit. E a questo punto cancel. E andiamo a parlare del secondo requisito. C'è un metodo che si chiama aggiungi fermate della classe percorso a cui io che posso utilizzare per andare a creare delle nuove fermate all'interno del percorso. Quindi vado a prendere la classe percorso di qua, c'è il metodo aggiungi fermata e qui di nuovo sostanzialmente nulla di diverso concettualmente rispetto a quello che abbiamo fatto prima, fermata F uguale a new. Fermata e andiamo a mettere la stazione, ore e minuti. Quindi, nome stazione, virgola, ore, virgola, minuti. E return F. Leggendo tutti i requisiti, ho un metodo getFermate che mi restituisce le fermate ordinate in base all'orario. Ok, quindi quello che mi conviene fare qui è mettere un private list. Fermata. Perché metto una lista e non una collezione? Perché devo avere un ordinamento e gli ordinamenti sulle collezioni non si possono fare, mentre invece sulle liste sì. Okay? Quindi ogni volta che voi avete necessità di fare un ordinamento, non va bene una collezione, ma dovete avere una lista. Anche perché poi il metodo get fermate, vedete che restituisce una lista. È possibile che il repository in questo momento non funzioni. Scusatemi, OP. No, in questo momento almeno a me funziona. Attenzione, se cercate di fare il commit su questo progetto è ovvio che non riuscite a farlo perché è sul repository condiviso, su cui voi avete soltanto la possibilità di fare un'operazione di checkout. Se volete mettere il progetto che avete appena fatto sul vostro repository, allora quello che potete fare è questo. C'è una modifica, quindi quello che potete fare è fare, visto che il repository da cui avete prelevato questo progetto per voi è in sola lettura, quello che potete fare è team disconnect. Questo sostanzialmente scollega il progetto vostro locale da quello che è il repository, quindi l'indirizzo del repository a cui attingere o in cui andare a fare i commit. Quindi fatto il disconnect potete fare cancellare anche le informazioni aggiuntive e quindi yes. A questo punto
Il progetto non è più sotto controllo della versione, ma bensì è un progetto locale e non è più collegato a repository. A questo punto, quello che potete fare è fare un team share project. Se volete potete cambiargli nome, quindi salvo tutto e vado a cambiare il nome del progetto, ok, e lo chiamo soluzione. C'è un errore da qualche parte. Allora, mi dà un errore che non riesco a capire a cosa sia dovuto. Ah, scusatemi, perché questo. Ok, era. Ho interrotto la scrittura e quindi il codice non era corretto. A questo punto, team share project subversion, e quello che potete fare è andare a scegliere il vostro repository. Io qui ovviamente ne ho un certo numero, voi ovviamente avrete gli esempi, cioè OP2020 ITA, e poi avrete un OP Labs e la vostra matricola. A questo punto scegliete quello, io lo rimetto esattamente nello stesso repository e quindi vado a mettere, ok, requisito R1, tema d'esame training. Ok. Allora, errore, c'è un timeout, Allora, quel repository non potete fare un commit, però il timeout probabilmente c'è qualche problema di rete. È possibile che ci sia qualche problema di rete in questo momento. A me ha funzionato, quindi magari non è diffuso. Direi riprovate più tardi e magari il problema si risolve. Però a me ha funzionato, quindi il server in questo momento non ha problemi. Se persiste il problema, ovviamente scrivete qualcosa su Slack e vediamo di risolverlo. Attenzione a fare il commit su un repository su cui avete i permessi di scrittura. A questo punto sul repository tra l'altro trovate questa nuova versione, questo nuovo progetto soluzione che è quella che sto facendo io adesso. Allora, ecco qui siamo tornati al nostro percorso, stavo dicendo serve una lista delle fermate, quindi chiamiamo fermate, uguale, anche qui possiamo scegliere uno qualunque dei tipi, quindi diciamo array list e lo importiamo. In generale, se dobbiamo fare una scansione lineare degli elementi, l'array list è leggermente più efficiente, semplicemente perché usa un indice.
Mentre invece nel caso in cui dobbiate fare degli inserimenti a metà o all'inizio, allora la linked list è sicuramente più efficiente. Domanda, possiamo utilizzare un sorted set? Allora, in generale, quando avete un ordinamento e gli elementi sono unici, in questo caso ragionevolmente le fermate sono uniche, potete ragionevolmente utilizzare un sorted set. In questo caso specifico, visto che successivamente qua get fermate mi richiede una lista, conviene utilizzare direttamente una lista. Se utilizzaste un sorted set, in questo metodo dovreste creare una nuova lista a partire dal sorted set. Fattibile, non particolarmente complicato. Un'istruzione in più rispetto a quella che abbiamo necessaria adesso, per cui qui io posso fare tranquillamente return fermate. Tenete presente che io qua faccio return di fermate, vuol dire che chi ottiene questa lista può andarla a modificare. Se voglio essere sicuro e quindi fare quello che è un tipo di programmazione sicura, quello che potrei fare qui è andare a dire, scusate, più che linked list, ArrayList utilizziamo lo stesso tipo, quindi ArrayList fermata, risultato uguale a new ArrayList di fermate, e qui andare a restituire non le fermate ma il risultato. Ok, quindi questa è una copia, chiamiamola così, difensiva. Difensiva nel senso che difende i contenuti di questo oggetto da chi li può utilizzare. In questo modo, chi ottiene questa copia sostanzialmente non ci può fare nulla. Ok, un altro modo diciamo di programmazione difensiva, attenzione, questo non è richiesto per l'esame, ok? Però nella vita reale vi potrebbe succedere. Un altro modo è quello di fare un return collection.get unmodifiable. No, c'è la mappa. Scusate, non mi ricordo come si chiama. No, c'è unmodifiable, eccolo qua, unmodifiable list di fermate. Ovviamente qui una cosa che non ho fatto è quella di fare un risultato.sort. Scusate, no, punto sort, ma bensì collection.sort di risultato. Anche qui dovrei fare un collections.sort fermate. L'alternativa, se utilizzo qui un sorted set, fatemelo scrivere qui a fianco, set fermate uguale new fermate
dovrei fare, utilizzando sorted set, return new, diciamo, array list, di set fermate. Attenzione che qui non viene segnalato, ma viene segnalato qua perché tutto questo funziona, è necessario che le fermate siano ordinabili in qualche modo. Quindi o vado a mettere un comparatore qua, oppure vado a definire la classe fermata come una classe che sia comparable. Quindi la classe fermata dovrebbe implement comparable di fermata. Ovviamente Eclipse ci dice che manca un metodo e quindi glielo facciamo aggiungere. Qua giù in fondo. Esattamente come è scritto, quindi posso utilizzare o questo modo, e quindi sostanzialmente faccio if, aspetta, scusate, fatemi scrivere questo e poi torno al comparatore, che sostanzialmente quello che è scritto in chat mi sembra corretto. Quindi fermata altra, se questo punto ore è diverso da altra punto ore, return la differenza tra le due, altrimenti fa this punto minuti meno altra punto minuti. Una possibilità è questa, e quindi qui questo sort, vedete che a questo punto va bene, oppure altra possibilità, posso andare a definire un comparatore qui, compareto.comparing, fermate no, scusate, fermata due punti get ore, potrei addirittura fare un compare int, compareto lo importiamo. Then comparing int fermata due punti get minuti. Oppure con un comparatore. Questo qua lo commento perché ovviamente non posso mettere due return nello stesso frammento. Okay? Se utilizzo il sorted set, questo è già sostanzialmente fatto.
Ok, domanda. Allora, la domanda è un po' complicata. Se io utilizzo, immagino che il riferimento sia riferimento a un sorted set. Se io ho un sorted set, metto gli elementi e li ordino, ovviamente li ordino man mano che li metto, se la chiave in base a cui viene ordinato cambia, cosa succede? E beh, succede sostanzialmente che il sorted set si ritrova non più ordinato. Perché il sorted set non lo sa se cambia la chiave. Questo è un motivo per cui io posso utilizzare un sorted set soltanto se le chiavi sono fatte in maniera immutabile. Quindi l'ordinamento dovrebbe essere fatto in maniera immutabile, altrimenti il risultato è impredicibile. Si poteva utilizzare anche una lambda, qua sì, sicuramente potevo utilizzare una lambda analoga a quell'altra. Torno un attimo qua. Allora, qui che cosa faccio? Se le ore sono diverse, allora semplicemente restituisco il confronto tra le ore. Ok? Se le ore sono uguali, quindi sono le 12 per entrambi, allora vado a confrontare i minuti. Ovviamente potevo anche utilizzare una lambda. Quindi qua, invece di fare questo, quello che potevo fare è così, F1, F2, quindi le due fermate, lo scrivo sotto così ci sta meglio, F1 punto get ore è diverso da F2 punto get ore, allora vado a restituire la differenza tra le ore. Altrimenti vado a fare F1 punto get minuti meno F2 punto get minuti. Ok, quindi questo qua funziona se fermata implements comparable di fermata, ovviamente. Oppure un comparatore utilizzando il comparing int, oppure il comparatore definito tramite una lambda. Domanda, in sede d'esame possiamo cambiare la signature di una classe predefinita aggiungendo altre interfacce o classi? Ho capito la domanda, in realtà non si chiama signature, nel senso che le signature è un qualcosa che hanno i metodi. La classe non ha una signature, la risposta è sì, nel senso che la classe fermata, scusatemi che qua, la classe fermata che nella versione che, iniziale che vi era stata data non aveva questo implements, è stata modificata andando a mettere un implements. Io questo lo posso sempre fare perché in realtà aggiungere una classe di base o aggiungere, implementare una o più interfacce non tocca quanto c'è già, semplicemente aggiunge nuove caratteristiche. Quindi io posso sempre comunque aggiungere, quello che non posso fare è andare a togliere, quindi togliere dei metodi, ridurre la visibilità, cambiare il tipo di ritorno, cambiare il tipo dei parametri. Però questa operazione la posso sempre fare.
Ah, ok, allora domanda, torno alla domanda precedente. Allora, la domanda immagino fosse legata a questo modifiable list. Quando io vado a creare, o alla copia della lista, quando io vado a creare una lista non modificabile, oppure creo una copia della lista, come avevo fatto qua su in cima, creo un duplicato della lista. Non creo un duplicato degli oggetti. Quindi, chi ha in mano il risultato di questo metodo non potrà andare ad aggiungere o togliere fermate, ma potrà potenzialmente andare a modificare le singole fermate. Sì, è vero. Nel nostro caso specifico, la classe fermata, in realtà, a parte il costruttore, che in questo caso di nuovo possiamo andare a mettere con visibilità di package, vedete, sostanzialmente metodi getter è un comparatore. Quindi la classe è immutabile. Se la classe fosse immutabile, effettivamente esiste il rischio di avere la lista sempre quella, ma non gli oggetti contenuti nella lista. Allora, vedete che anche in un caso banale come questo, ci sono, allora, con o senza la copia difensiva, e restituisco semplicemente. L'ordinamento può essere fatto utilizzando il fatto che la classe implementi comparable, utilizzando il comparing, utilizzando una lambda, e poi di nuovo posso utilizzare la modifiable per fare una copia difensiva e infine posso andare a utilizzare un sorted set. Il sorted set di nuovo si basa su il comparable, ma nel sorted set volendo potrei anche andare a passare come parametro un comparatore e quindi in quel caso non è più necessario. Ve lo scrivo, forse questo qua è quello più comprensibile. Il sorted set che era quassù, eccolo qua, potrebbe essere definito anche scusate, lo faccio così, lo chiamo 2, ok, per essere più uguale new. E vado a mettergli il comparator qua e chiudo la tonda. Okay? Questo usa comparable, quindi usa l'interfaccia comparable per fare il confronto, quindi il suo metodo compareTo, e questo invece usa un comparator. L'importante è che il tryset si applichi a oggetti che siano ordinabili oppure che io gli fornisca un comparatore. Quindi due soluzioni col sorted set, due, tre soluzioni di ordinamento moltiplicate per con o senza la copia difensiva. Okay? Quindi sono almeno 8 diverse soluzioni, più volendo ci sono ancora qualche piccola differenza. Domanda, nella lambda non vanno messe le graffe visto che ci sono più istruzioni? No, in realtà questa è una espressione condizionale e quindi è un'espressione unica, non sono più istruzioni. Se io avessi messo l'if, come ho fatto nel metodo compareTo, allora sì, avrei dovuto mettere le graffe. Usando un'espressione unica condizionale, non ho la necessità di mettere le graffe.
Quindi le soluzioni alternative corrette sono tante, cioè andavano tutte bene. Quindi anche l'idea di utilizzare un software set, soprattutto nell'ottica di andare a avere un ordinamento, poteva tranquillamente andare bene. Ricordiamoci che però è bene fare una copia, perché se utilizzo un software set, e qui vado semplicemente a fare un return di set fermate, ovviamente devo andare a commentare questo, altrimenti mi dà un errore. Di nuovo ho un type mismatch e Eclipse, in maniera completamente errata, mi propone di fare un cast a list. Okay? Questo è sbagliato, esattamente come non mettere il values di prima. Okay? Per cui, le soluzioni corrette sono tante, le soluzioni sbagliate sono ancora di più. Ok? Quindi avete un'ampia scelta, fate attenzione a utilizzare un qualcosa che sia corretto. Rimetto il return in modo che questo metodo sia esatto. Quindi get fermate, torno un attimo al nostro requisito. Aggiungi fermata c'è, i metodi getStazione, getOra e getMinuti ci restituiscono i vari oggetti. E poi c'è il metodo getFermate che restituisce che è quello che abbiamo appena implementato. GetStazione, getOra e getMinuti non mi ricordo se l'ho implementato in fermata. Ok, direi che ci sono. Quindi anche questo è a posto. Quindi con il nostro criterio di prima, a questo punto, avendo completato il requisito, possiamo andare a fare un commit. Requisito R2. I messaggi di commit non sono fondamentali, soprattutto nel contesto del nostro tema d'esame. In generale, però, sono utili perché nel momento in cui io vado a rivedere la storia di quello che è successo, se mi interessa ricostruire l'evoluzione del mio codice, i commenti potrebbero essere utili. Okay? Per l'esame non verranno valutati e non ci danno un'aggiunta, però in generale, se prendete l'abitudine a scrivere un commento ragionevole, questo è utile. Normalmente il commento è una linea di sintesi, eventualmente sotto tutti i dettagli di quello che avete fatto, eventualmente anche i difetti che avete corretto. Treni, c'è la classe orari nuovo treno che mi crea un oggetto treno che corrisponde a un percorso dato. Nuovo treno di nuovo qui. In questo caso prima mettiamo i controlli, quindi if not percorsi, mappa percorsi punto contains key codice. Throw new percorso non valido. Volendo, di nuovo non è necessario, quando io ho la classe di eccezioni, potrebbe essere utile andare a mettere un public percorso non valido senza parametri e metterne un altro, una stringa MSG che semplicemente fa super di MSG. Di nuovo, questo lo posso fare tranquillamente perché l'importante è che la classe, esattamente come prima, abbia un costruttore
senza parametri. A questo punto, qui nei miei orari potrei andare a mettere codice non esistente, due punti, codice, scusate, più codice. In generale, quando avete a che fare con le eccezioni, metterci un messaggio non fa mai male, nel senso che chi poi si ritrova a dover gestire l'eccezione, se ha un'eccezione che parla, che gli dà qualche informazione, è più facilitato nell'andare a correggere gli errori. Torno un attimo sulla classe di eccezione. Allora, prima era vuota, quindi questi due costruttori non c'erano. Quindi automaticamente il compilatore mi dava un costruttore di default senza parametri che è analogo a questo. Io in pratica a quel costruttore senza parametri ho aggiunto quest'altro che prende un parametro stringa e lo passa al costruttore della classe di base che si chiama exception, okay? Che è la classe di base per tutte le eccezioni che noi andiamo a definire di solito. Di nuovo, nel caso dell'esame, non è richiesto che voi andiate a ridefinire le eccezioni o andare a passare dei messaggi significativi per, le eccezioni. Okay? Le eccezioni vi vengono date, potete utilizzare quelle, non è necessario mettere un messaggio d'errore. Okay? Nella vita reale, invece, è un qualcosa che aiuta. Però d'altronde, per un esame di 2 ore è chiaro che non possiamo riprodurre tutto quello che avviene in un contesto reale. A me piacerebbe molto farvi fare un esame lungo, 8-10 ore, però mi hanno detto che sarebbe tortura e quindi non è fattibile. Ci limitiamo alle 2 ore. A questo punto, nei nostri orari abbiamo messo l'oggetto, abbiamo fatto la verifica, andiamo a creare l'oggetto treno, t uguale new treno, gli passiamo codice giorno, mese, anno, e facciamo un return di t. Nei requisiti c'è un metodo getTraini, che restituisce la lista dei treni ordinati per data di viaggio crescente, decrescente. Quindi, anche qui abbiamo un private, non c'è la richiesta, di accedere tramite una chiave, quindi qui potremmo tranquillamente utilizzare una lista. E treni.get anche qui vale tutto il discorso di prima. Potremmo utilizzare un sorted set, possiamo utilizzare una coppia diciamo difensiva, eccetera, eccetera. Quindi collection.sort. Scusate. Treni, return collection.unmodifiable list di treni. No, scusatemi. Ho sbagliato completamente, perché questo è un altro metodo. Ah, ok, manca proprio il metodo getTraini.
scusate, giustamente, è nella classe percorso, quindi quindi get training qua sotto non è quello, ma in percorso, ok? Return il metodo getTraining nella classe percorso, quindi in realtà questa lista training che io ho messo qua potrebbe anche essere inutile, ok? Vuol dire che quando vado a creare un treno devo anche andare ad aggiungere il treno al percorso, ok? Alla lista dei treni che seguono quel percorso piuttosto che alla lista dei treni in generale. Quindi quello che devo fare è andare a prendere il percorso uguale mappa percorsi.get codice, creo il treno e poi faccio p.add treno. Add treno in realtà è un metodo che probabilmente resta stato lì da qualche soluzione, perché in realtà non dovrebbe esserci. E nel percorso il metodo add treno che cosa fa? Treni.add treni è una variabile locale che andiamo a creare, no, scusate, non locale, ma è un campo, un field, uguale new array list. Okay, queste qua sono tutte alternative. Il metodo allora il metodo add treno in realtà l'ho modificato perché non è un metodo descritto nei miei requisiti. Vedete che qua dentro non c'è get training, okay? Ma è un metodo che è restato lì probabilmente dalla soluzione, quindi non avrebbe dovuto esserci, non c'è quel metodo lì. Okay? In generale, se un metodo vi viene dato e viene descritto qua, non dovete modificare la visibilità. Quindi osservazione corretta. Scusate, treni non è fermata ma è treno. Ok, questo punto è corretto. Torniamo ai nostri orari, abbiamo messo il treno, qui ci manca il costruttore che possiamo andare a creare in questo caso. Quando abbiamo un treno, vedete che c'è un metodo che si chiama getPercorso, che ci restituisce l'oggetto percorso. Ma noi qui nel costruttore, per il momento, per come l'abbiamo fatto noi, ci dà semplicemente il codice. Quindi sarebbe molto comodo invece
del codice avere qua come parametro il percorso. Per cui qui invece di avere string codice vado a mettere un percorso. Percorso, in modo che poi questi sostanzialmente, oltre ad essere i parametri del costruttore, siano anche degli attributi. Domanda, non possiamo aggiungere nel costruttore un riferimento all'oggetto orario? Sì, un'altra alternativa è invece di andare a memorizzare qua il percorso, avere un parametro aggiuntivo, primo o ultimo, con l'orario e quindi ve lo metto qua. O meglio, ve lo metto in alternativa, così. Quindi qui invece di mantenere il percorso metto il codice, ho l'orario, qui non lo tolgo. Quindi invece di avere il riferimento al percorso potrei avere una stringa con il codice e l'orario. A questo punto, codice e poi dis.orario uguale orario. A questo punto, quanto ho il get percorso, potrei semplicemente o restituire percorso, oppure, se utilizzo l'altro costruttore, fare un return di orario.get percorso codice. Per cui posso o memorizzare direttamente il riferimento oppure memorizzare il codice e poi andarlo a recuperare dopo. Okay? Probabilmente la soluzione con il percorso è un po' più semplice, però anche questa ovviamente può funzionare. Per cui qui o vado a mettere la variante in cui metto il percorso, oppure vado a mettere la variante in cui metto l'oggetto this che l'ha creato. E quindi o memorizzo il percorso e quindi da lì ho direttamente accesso al percorso, oppure memorizzo il codice e l'orario e tramite il metodo getPercorso riesco comunque a ottenere il percorso e da lì posso andare a avere le informazioni su quelle che sono le fermate. E questa lista qua, che vi avevo messo prima perché mi sono confuso,
la possiamo togliere. Allora, la soluzione con il riferimento all'orario è più complicata, nel senso che devo ogni volta fare un passaggio in più. È una soluzione che però è più generale, perché se immaginiamo di avere qualche altra informazione nell'oggetto orari che ci interessa utilizzare, allora quella soluzione direi che è più flessibile. Nel caso specifico, la soluzione in cui passo direttamente il percorso è un po' più semplice. Però alla fin fine riusciamo a ottenere comunque quello che ci serve, ovvero riferimento al percorso. Torno un attimo ai requisiti. Allora, metto get train della classe percorso, l'abbiamo implementato. Abbiamo implementato i metodi. Non lo so, vado a controllare. I metodi get giorno, no, get mese, get anno non li abbiamo implementati. Quindi giorno, mese. Anno. E poi sul percorso abbiamo qua un return trainee e collection.sort trainee. Ovviamente sort funziona se trainee implementa comparable, esattamente come prima. Allora, fatemi scrivere le cose così. Quindi train abbiamo detto che implements comparable di treno e aggiungiamo il metodo qui sotto, quindi if anno è diverso da o.anno, return anno-o.anno, if mese diverso da o.mese, return mese-o. Punto mese, altrimenti return giorno meno punto giorno, dove o effettivamente potremmo chiamarlo altro. A questo punto, anche nel percorso, direi che abbiamo il nostro get training che funziona e quindi il requisito 3, abbiamo messo un nuovo treno, abbiamo messo i metodi get percorso, get giorno, mese, anno dentro treno, con le due varianti per il get percorso, abbiamo messo il metodo get training. Quindi possiamo andare a fare un team commit e questo è il requisito 3. Ok, allora ho visto lo scambio sulla chat, beh, sostanzialmente
Come accennavo prima, in ogni caso io devo avere un riferimento a percorso, lo posso memorizzare direttamente oppure posso accedere ogni volta, posso recuperarlo, scusate, ogni volta che mi serve utilizzando il riferimento agli orari. In ogni caso devo avere tutto, quindi. Il metodo compareTo è sostanzialmente questo. Nuovo potrei utilizzare un comparing int anno, then comparing int mese, then comparing int giorno. Oppure, volendoli andare a confrontare diciamo in modalità intero, quello che potrei fare è andare a dire return anno per 10.000 più mese. Per 100 più giorno meno stessa cosa per l'altro. Sì, oppure esattamente allora, giustamente in chat è stato messo il comparatore, manca reversed, quindi in realtà qui io ho sbagliato tutto perché devo fare il contrario, quindi in realtà devo fare, l'ordinamento dovrebbe essere al contrario. E anche qui dovrei fare questo meno l'altro, cioè l'altro meno questo. Il reversed dovrebbe andare bene così, quindi è complessivo. Sì, dovrebbe funzionare. Però è da testare, mi fai venire il dubbio. Sostanzialmente la domanda, copio velocemente quello che era fatto in chat, qui. Il reversed credo che sia applicato in questo caso a tutto. Torno un attimo al treno, giusto per spiegarvi il significato di questo, qui l'idea è che
In realtà, se io ho oggi è il 10, 6, 2020, con quella trasformazione ottengo un numero che è 2020, 06, 10. Moltiplico 2020 per 10.000, quindi aggiungo 4 zeri, sommo il mese moltiplicato per 100 e sommo i giorni. E quindi a questo punto il confronto viene fatto su questi numeri. Ok, a questo punto, grazie di avermi corretto il reverse perché non avevo fatto caso, c'era scritto qua decrescente, quindi è bene andare a controllare le consegne nel dettaglio. A questo punto, R3. Facciamo un altro commit. Ok. A questo punto, i passaggi, abbiamo registra passaggio sulla classe treno, che riceve il nome della stazione, l'ora e minuti, del passaggio e restituisce un oggetto passaggio. Quindi, il treno ha un registrapassaggio, quindi questo è il codice, in realtà è il nome della stazione, ore e minuti. Quindi. Fatemelo cambiare il nome stazione. Ovviamente io posso cambiare i nomi dei parametri purché non vada a toccare i loro tipi. I nomi sono qualcosa di assolutamente interno al metodo, quindi non influenzano minimamente il chiamante. Quello che posso fare qui è andare a recuperare un riferimento all'oggetto fermata. Okay? Potrei mantenere semplicemente il nome perché in realtà per il passaggio mi basta il nome. Okay? Vado a prendervi la classe passaggio. La classe passaggio ha il nome della stazione, non interessa il riferimento, però successivamente per andare a calcolare il ritardo devo sapere qual è l'orario previsto. Quindi qui conviene avere un private fermata piuttosto che semplicemente il nome della stazione. Posso farmi generare da Eclipse il costruttore che sposterei qui in cima. La stazione restituisce
Fermata.getStazione, l'ora restituisce ora e qui restituisce i minuti. Treno a questo punto ho percorso.getTrain posso andare a fare una ricerca all'interno delle fermate di quello che è la mia fermata, oppure posso andare a modificare la struttura dati che si trova all'interno della classe percorso in modo da mettere una mappa. Okay? In ogni momento posso comunque andare a modificare le scelte che io ho fatto prima, se mi risulta più conveniente. Per cui se ho una lista di fermata, fermate uguale percorso.get fermate, ok, quindi for fermata f in fermate if f.getStazione equals nome stazione, allora lo posso aggiungere. Se termino questo ciclo senza aver trovato la fermata, devo fare un throw new stazione non valida. Quando trovo la stazione, posso semplicemente fare passaggio P uguale new passaggio, passo la fermata, passo le ore e passo i minuti. E poi ovviamente devo andare a memorizzare da qualche parte tutti i passaggi. Quindi quassù, private list passaggio, passaggi uguale new. Abbiamo detto che utilizziamo l'array list in generale, se non abbiamo motivi. Saggi.addp e poi return il nuovo passaggio. Okay, e poi abbiamo questi altri che però in realtà sono successivi. Quindi abbiamo un metodo ritardo del passaggio, quindi possiamo andare a mettere il passaggio. Il ritardo sostanzialmente dovendolo fare in minuti, dis.ora. Per 60 più minuti meno fermata punto get
ore per 60 meno fermata punto minuti. Okay, e quindi in questo modo andiamo a calcolare il ritardo. Ed è l'ultimo metodo che abbiamo messo qua. Stazione, ore e minuti l'abbiamo fatti, l'eccezione l'abbiamo messa, registra il passaggio c'è, la classe passaggio viene fatta. A questo punto ci restano le statistiche. Okay? Ovviamente abbiamo finito l'R4, quindi quello che possiamo fare è andare a fare un team commit R4 Una volta che abbiamo fatto questo, passiamo al quinto, quindi il metodo arrivato mi dice se il mio treno ha fatto un passaggio presso l'ultima stazione. Scusatemi. A questo punto arrivato, io quello che posso fare è andare a vedere se tra tutti i passaggi ce n'è uno presso l'ultima stazione. Quindi quello che posso fare è fermata ultima è uguale a percorso punto get fermate punto quello che posso fare è no, in realtà devo fare un get punto size meno 1. Quindi so qual è l'ultima fermata. Vado a prendere il passaggio ultimo, che è passaggi.get passaggi.size meno 1. E return ultimo punto gestazione equals ultima punto gestazione. Ovviamente potrei anche fare un confronto tra i riferimenti al passaggio che si trova dentro la stazione, però in realtà questo è leggermente più complicato. Potrei anche mettere dentro il percorso un metodo che mi dà l'ultima fermata e anche per i passaggi. Ritardo massimo e ritardo finale permettono di andare a calcolare i ritardi su tutte le fermate e su tutti e soprattutto quella l'ultima. Per cui il ritardo massimo
lo possiamo fare andando a prendere i passaggi. Posso fare uno stream dei passaggi, faccio un map to int di passaggio due punti ritardo punto max. Attenzione che max mi restituisce un optional e quindi devo fare or else e qui mettere il valore nel caso in cui non ci sia nessun passaggio, che potrebbe essere 0. E il ritardo finale direi che tutto sommato è semplice perché devo andare a prendere l'ultimo passaggio e poi fare ultimo punto ritardo. Vi faccio notare che il max mi rende esplicita la possibilità che non ci siano passaggi e che venga chiamato il metodo ritardo massimo quando non ci sono passaggi. In questo caso, invece, io non so se ci sono passaggi. Okay? Mi comporto come se sicuramente ce ne fosse almeno uno. In realtà qui dovrei fare un if passaggi.size uguale a 0 e fare un return di 0. Ok? Cosa che qui sono forzato a fare proprio perché c'è questo optional che tiene conto dell'ipotesi in cui non ci sia nessun elemento nello stream, ovvero nella lista di partenza. E invece lì io posso scrivere il codice tranquillamente, ma non, il compilatore non mi ricorda in nessun modo che quella lista potrebbe essere vuota. Quindi abbiamo fatto ritardo massimo, ritardo finale e poi sul percorso io voglio poter andare a fare ritardo medio, ritardo massimo tra i ritardi finali dei treni che hanno seguito quel percorso. Quindi questo è sul treno, scusate, sul percorso ho ritardo massimo e qui cosa faccio? Vado a prendere i treni, vado a creare lo stream, faccio un map to int esattamente come prima, treno, due punti, vado a prendere il ritardo finale e su questo vado a mettere il max. Ovviamente, or else 0, nel senso che se non ci sono, non ci sono treni, posso assumere che il ritardo sia 0. Per quanto riguarda il ritardo medio, cambia veramente poco perché invece di utilizzare max vado ad utilizzare average. Il punto è che questo mi viene restituito come quando faccio una media mi viene restituito un double e quindi questo devo andare a mettere un cast a int. Quindi il risultato è un double, faccio un cast a int e ottengo il risultato. Ultimo metodo, classifica dei ritardi, devo andare a prendere tutti i percorsi con il relativo ritardo medio dei treni e andare a ordinarli.
Quindi questo è sugli orari. Qui, come al solito, vado a prendere tutti i percorsi. Vado a prendere in realtà la mappa dei percorsi, vado a prendere i valori e su questi vado a prendere lo stream. Li ordino in base a che cosa? In base sostanzialmente a quello che è l'ordinamento dei ritardi. Quindi comparator.comparing percorso 2 punti 2 punti, vado a prendere il ritardo medio. Scusate, comparator, devo importarlo ovviamente. Attenzione che le stringhe sono ordinate per ritardo decrescente e quindi qui ometto un reversed. Ok. E qui devo fare un map, devo prendere i percorsi e trasformarli nella stringa che è fatta in questo modo. Codice del percorso, 2 punti, spazio e poi ritardo. E quindi percorso, freccia, P. Get codice più 2 punti spazio più P punto ritardo medio. Il tutto devo ancora andare a metterlo all'interno di una mappa. Quindi prendo lo stream dei percorsi, li ordino in base al ritardo medio decrescente, li converto in una stringa che contiene il codice e il ritardo medio e poi li raggruppo all'interno di una lista. E questo era l'ultimo dei metodi. A questo punto faccio un team commit e vado a dire che ho fatto anche il requisito 5. Ok? A questo punto, se il tutto non è, se non mi sono perso qualche pezzo di requisito, dovrebbe essere a posto. Quello che posso fare è mettervi a disposizione dei test, quindi in realtà sono già pronti qua, ve li copio semplicemente dentro, e proviamo a eseguirli e scopriamo se ho commesso degli errori. Quindi run as gunit test. Allora, ci sono un po' di errori, andiamo a vedere dove. Il metodo getFermate
Mi restituisce l'elenco delle fermate, semplicemente perché quando ho aggiunto la fermata non ho messo fermate.add. Okay, diciamo che questo, avendo il test di esempio, probabilmente l'avremmo trovato subito. E a questo punto i test passano tutti. Domanda sul metodo registro passaggio del treno, eccolo qua. Sarebbe potuto implementarla anche in questo modo. Allora, copio il codice perché leggerlo così è difficile. Allora, percorso, get fermate, cerco le fermate che hanno lo stesso nome, orel straw, sì, allora questo mi trova la fermata, altrimenti lancia l'eccezione. Il passaggio lo creo a partire dalla fermata e poi l'aggiungo alla lista dei passaggi che in realtà, sì, io l'ho chiamata passaggi, ma sì. Sicuramente, questo era un altro modo, utilizzando gli stream invece di utilizzare il for each. Durante l'esame sì, avete a disposizione i test di esempio, esattamente come i laboratori che avete visto. A questo punto, allora, faccio il commit di tutto questo. Aspettate che c'è un errore. Ah, beh, giustamente c'è un errore perché abbiamo messo il codice dopo un throw e quindi. C'è un passaggio qua comunque. Faccio un commit di questo. Test. Ok, la classe passaggio. Direi che era questa. Ok, ho fatto il commit con i test inseriti. Domanda, all'esame potete modificare o inserire dei test alla classe testi esempio? Sì, è un qualcosa che viene dato come test di partenza che potete utilizzare, ovviamente potete modificarlo. Se volete andare a verificare qualcosa che non è già previsto dal test, che ovviamente è abbastanza sommario e generale, sicuramente potete aggiungere qualcosa. Domanda, come abbiamo definito il contenitore passaggi nella classe treno? Scusatemi, eccoci qua. Nella classe treno, passaggi è una lista. Di conseguenza, quando vado a fare, l'aggiunta, faccio passaggi.add. Ok.
L'abbiamo fatto un po' così, vedendo tante soluzioni alternative. Domanda, come facciamo a dire che l'ultimo passaggio è size meno 1? Allora, questa è una giusta osservazione. Aspettatemi, ecco qua. L'ultimo passaggio, come facciamo a dire che è size meno 1? Allora, noi assumiamo che vengano messi in ordine, ma effettivamente non è garantito. Quindi, quello che potremmo fare è effettivamente qui andare a ordinare i passaggi, o li mettiamo ogni volta che aggiungiamo, o usiamo di nuovo, ad esempio, un sorted set, oppure qui, quando andiamo a fare questa operazione, possiamo fare passaggi, ovviamente in questo caso devo mettere comparing passaggio get ora possiamo fare un comparing int che è un po' più efficiente e poi then comparing passaggio, due punti, get. Okay. In questo caso sono sicuro che effettivamente l'ultimo passaggio, cioè size meno 1, sia l'ultimo. Oppure potremmo andare a calcolare il massimo. Sulla base sempre di un ordinatore di quel tipo. Domanda, confrontare la size avrebbe passato il test? Sì, allora. Oppure, visto che in realtà io posso aggiungere soltanto passaggi che già è corretti, allora è vero che potrei aggiungere due passaggi alla stessa stazione, ma quello è un. Immaginando che non aggiunga passaggi duplicati, quello che potrei fare è andare a dire oppure return percorso.getFermate.size punto size è uguale a passaggi.size. Nel caso dei nostri test direi sostanzialmente di sì. Ok? È ovvio che in un caso più generale, se per sbaglio ho un doppio passaggio oppure se salto un passaggio in una qualche stazione, questo non funziona. Okay. Nel caso del nostro caso, del nostro esempio molto semplice, direi che poteva funzionare. Ok. Assumendo di non avere doppi passaggi e registrato tutti i passaggi.
Domanda, passaggio non è ordinata? Esattamente, passaggio non è ordinata in nessun modo, per cui ho aggiunto questo, proprio per verificare. E forse da qualche altra parte registra passaggio? No, direi che questo qua è il... Sì, in realtà dovrei fare la stessa cosa, scusatemi, qua sotto, quando vado a prendere il ritardo finale. Oppure, invece di duplicarlo due volte, quando vado ad aggiungere, posso ordinare oppure posso utilizzare un... Ecco, sorted set, oppure potrei utilizzare una coda. Okay, perché mi interessa quello, l'ultimo. Utilizzare una priority queue in cui l'elemento che sta in testa, che sta in cima, è quello, è l'ultimo. Ok. Direi, abbiamo visto l'esame, l'abbiamo visto con calma, abbiamo visto tante possibili varianti. Vedete che il tempo più o meno è intorno alle 2 ore, quindi è ragionevole che si riesca a fare il tutto nel tempo che avete a disposizione. Tenete conto che noi siamo andati molto lunghi perché abbiamo discusso un sacco di aspetti, abbiamo visto tante possibili alternative. Ripeto, non abbiamo visto tutte le possibili alternative perché ci sono, volendo, anche altre varianti che possono funzionare. Tenete presente che potete scegliere tanti modi diversi di fare la stessa cosa, l'importante è che sia corretto. Attenzione a non fare delle conversioni completamente sbagliate, per ad esempio dei cast errati oppure utilizzare delle strutture dati non corrette. Domanda, avendo dimenticato una put sostanzialmente analogo all'add che ho dimenticato io, all'esame questo comporta una bocciatura? No. Allora, immaginando di non riuscire a rilevare questo con i testi esempio, purtroppo vi dicevo, ho dimenticato di mettere i testi esempio, ma se voi eseguite i testi esempio, un errore del genere vi salta subito all'occhio perché manca un dato e quindi i test, per quanto banali e semplici siano, se dimenticate di aggiungere un elemento a una collezione che poi utilizzate dappertutto, lo rilevate subito. Secondo aspetto, anche se per un errore di questo tipo non passaste tutti i test, in ogni caso non sareste bocciati. È ovvio che il numero di test che fallivano era significativo, non mi ricordo quanti erano, comunque diciamo l'80% a occhio e vuol dire che verrà valutato molto quanto è semplice la correzione che fate. Più è semplice la correzione che fate, nel caso specifico c'era un'unica linea che bisognava aggiungere, tanto meno verranno pesati quegli errori, quei test falliti. Quindi con un errore del genere probabilmente non avreste preso 30, però magari avreste preso 27 o 28. Ripeto, difficilmente sareste arrivati a consegnare una cosa del genere avendo eseguito anche solo una volta i testi esempio. Questo è il motivo per cui io vi invito a eseguirli frequentemente per evidenziare, per rilevare subito errori banali come quello.
Domanda, gli ultimi argomenti sono gli stream e le espressioni regolari? No, gli ultimi argomenti sono le interfacce grafiche. Quindi è possibile che ci sia un'interfaccia grafica, non la parte di disegno graphics, ma semplicemente la parte di componenti. In quel caso, se c'è una parte di interfaccia grafica, vi viene già data la parte di layout pronta, quindi la view vi viene già data. Quella che dovreste poi andare a scrivere voi è la parte di controller, quindi sostanzialmente andare a definire gli eventi, i listener e le azioni collegate. Domanda, le statistiche finali erano più semplici? Sì, queste qui erano particolarmente semplici. In generale nell'esame non saranno complicate come il laboratorio, quello sugli stream, in cui effettivamente c'erano un sacco di varianti, però quello era un laboratorio specifico per gli stream, quindi ovviamente c'erano tutte le difficoltà possibili. Tendenzialmente in un tema d'esame ci saranno uno o due statistiche tendenzialmente probabilmente un po' più complicate di queste, ma non del livello di complicazione di tutte le statistiche che avete visto in quel laboratorio. Come si possono aggiungere i test al progetto? Potete tranquillamente prenderli dal repository e copiarli dentro. Oppure fare il checkout in un progetto diverso e fare il copia e incolla da un progetto all'altro. Venerdì sì, ci sarà l'ultima lezione, sostanzialmente la soluzione del laboratorio ed eventualmente risoluzione di altri problemi che potete avere. Altre domande su questo esercizio? Direi che vi ho messo tutte le modifiche, forse tranne l'ultima. Vi faccio il commit subito così ce l'avete a disposizione. Quello era sulle statistiche. Ok. Vi aggiungerò la lezione su dei time e una lezione su il controllo delle versioni, quindi sostanzialmente subversion, la parte, diciamo, di teoria di subversion entro questa settimana, sì. Allora, domanda, se io trascino un progetto dal repository condiviso nella cartella del progetto del mio repository, allora non trascinate progetti, perché credo che sia successo a un paio di voi all'inizio del corso, del semestre, se voi trascinate un progetto intero all'interno di un altro progetto, quello che viene fatto è di aggiungere un riferimento a un progetto esterno, che può servire se fate delle cose particolari in Subversion, ma in generale crea un sacco di complicazioni. Quindi, quello che vi conviene fare se volete prendere un progetto da un repository all'altro è o fare team disconnect e poi fare team share project, oppure creare un progetto completamente nuovo, copiare eventualmente dentro la cartella SRC, che è quella che contiene il codice, e poi fare un team, adesso qua non c'è,
forse questo qua che non è condiviso, team share project. Trascinare interi progetti da una parte all'altra è rischioso, quindi evitate di farlo perché poi ci sono un po' di problemi. Allora, se fate il disconnect non mette il link, però ok, attenzione. Non trascinate progetti che sono messi sotto Subversion perché sennò è un problema. Ok, direi che siamo alla fine della lezione, ma anche del corso, almeno per quanto mi riguarda. Venerdì ci sarà il dottor Monti che vi farà vedere la soluzione. Spero che anche così a distanza il corso possa essere stato interessante e utile per voi. Se ci sono altri problemi, domande, come al solito c'è il canale Slack che sarà a disposizione fino agli esami. Vi ricordo che potete utilizzare tranquillamente i repository per i vostri progetti fino al giorno prima del primo appello. Dopodiché diventeranno in sola lettura, però li avrete a disposizione durante l'esame. Direi che tutto quello che mi ricordavo di dirvi dovrei avervelo detto. Buon lavoro, buona programmazione e ovviamente in bocca al lupo per l'esame, sperando che tutto funzioni correttamente. Grazie, spero che abbiate imparato qualcosa e soprattutto che vi possa poi essere utile in futuro.